Dio ti sta dicendo qualcosa di serio su di te. Devi guardarlo immediatamente. Benvenuti sul canale Amici di Preghiera. Oggi vogliamo condividere con voi qualcosa di serio che Dio ha da dirci. Ma prima di iniziare ad ascoltare, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche. Come cristiani, potremmo incontrare delle sfide nel praticare la completa astinenza. Troviamo costantemente difficile mantenere un voto di purezza e desideriamo vivere una relazione più intima con Dio attraverso l'esistenza. Tuttavia, potrebbe essere un'impresa impegnativa comprendere l'importanza fondamentale di astenersi, la quale potrebbe essere sopravvalutata, specialmente per i credenti. Nel mondo in cui viviamo, le persone tendono a soddisfare ogni impulso sessuale che emerge, ma le scritture ci insegnano, in quanto credenti, a camminare secondo lo Spirito e a non accontentare i desideri carnali. Ciò significa che, secondo la Bibbia, non è previsto che soddisfiamo i desideri provenienti dai nostri corpi in un modo che non sia gradito a Dio. Dio ha creato il sesso con uno scopo ben definito e c'è un modo buono ed appropriato per viverlo. Allo stesso modo in cui mangiare, dormire e divertirsi, i desideri carnali possono essere affrontati in maniera appropriata. Tuttavia, quando non vengono gestiti correttamente, si trasformano in peccato. Va chiarito che i desideri sessuali non sono intrinsecamente malvagi o sbagliati. Possono essere gestiti e controllati. Come credente, hai il potere di dominare i tuoi impulsi sessuali. Oggi esamineremo un argomento di vitale importanza che potrebbe non essere universalmente accettato, ma è qualcosa che molti di noi affrontano o devono affrontare. Nei Corinzi 6:18-20, l'Apostolo Paolo ci guida sulla questione di come soddisfare i nostri desideri sessuali. Egli ci esorta a fuggire dall'immoralità sessuale, poiché tutti gli altri peccati che commettiamo sono esterni al nostro corpo. Tuttavia, chi pecca sessualmente pecca contro il proprio corpo. Non siamo forse consapevoli che i nostri corpi sono templi dello Spirito Santo che risiede in noi? Abbiamo ricevuto questi corpi da Dio e non ci appartengono esclusivamente. In effetti, abbiamo ricevuto un dono prezioso, il nostro corpo. Pertanto, onoriamo Dio con i nostri corpi, in riconoscimento della sua grandezza e della sua presenza divina in noi. Questo non significa che non proverai desideri o tentazione sessuale come cristiano, ma piuttosto che dovresti mettere Dio al primo posto nel tuo cuore e nel tuo essere. In tal modo darai ascolto ai tuoi desideri, ricordandoti che hai il potere di dominare il peccato e le opere della carne. Non sei più il padrone di te stesso, ma sei stato riscattato con un prezzo prezioso, il prezioso sangue di Gesù. Pertanto, devi considerarti come tale e riconoscere che possiedi il potere dello Spirito Santo per scegliere Dio ogni giorno. Comprendere questa verità non è solo una questione di conoscenza teorica, ma è un invito a guidare le tue azioni come credente e a superare gli stimoli che spingono verso desideri sessuali che si discostano dagli standard di Dio. Esploreremo alcuni dei motivi per cui, come cristiano, potresti sperimentare il desiderio sessuale, consapevoli che tale desiderio ha origine nell'essere umano. Molti credenti provano un forte desiderio per il sesso a causa delle esperienze passate che scatenano tale brama in loro. Se hai avuto una vita sessuale attiva prima di consegnare la tua vita a Dio, potresti essere tentato a tornare in quella direzione. Tuttavia, è importante comprendere che la grazia di Dio che ci ha salvati dal peccato ci ha dato la libertà di condurre una nuova vita sana e gradita a Dio. Non ci sono scuse per cedere ai desideri sessuali nel nostro corpo, poiché siamo umani e il nostro corpo è carne. Non è innaturale provare desideri sessuali. Tuttavia, abbiamo lo Spirito Santo in noi che ci guida a riconoscere i tipi di desideri su cui agire a quelli su cui non dovremmo agire. I desideri sessuali sono simili a qualsiasi altro tipo di sentimento, vanno e vengono.
Tuttavia, è la disciplina che abbiamo e manteniamo che ci permette di andare avanti senza cedere a sentimenti che possono avere effetti più duraturi di quanto ci aspetteremmo. Se lasci che il tuo impulso sessuale guidi le tue azioni, le conseguenze potrebbero superare di gran lunga le tue previsioni. Indipendentemente da quanto attivo sessualmente fossi in passato, ricorda che non hai solo aggiunto Cristo alla tua vita, ma ora devi vivere una vita di totale abbandono a Lui. Ogni giorno ricorda a te stesso che sei morto al peccato e ai suoi desideri, ma sei vivo per Dio. Egli opera in te per la sua volontà e per il suo piacere. L'unico contesto in cui Dio ha progettato per soddisfare i desideri sessuali è nel matrimonio. Quindi, mentre sei single, impegnati a servire Dio e fai un passo indietro rispetto ai desideri che non gli sono graditi. Inoltre, presta attenzione ai contenuti che provocano desiderio sessuale. Ricorda che sei ciò di cui ti nutri, sia mentalmente, fisicamente e spiritualmente. Le tue abitudini di vita, la tua disciplina e le tue azioni possono essere fortemente influenzate dal tipo di contenuti che ascolti o guardi. Se il tuo corpo brama molto sesso come credente, è molto probabile che stai esponendo te stesso a contenuti che innescano tale desiderio in te. Come esseri umani, abbiamo già una naturale tendenza ad essere sessualmente attivi una volta che diventiamo adulti. Pertanto, devi essere intenzionale nel proteggere il tuo cuore da cose che potrebbero diventare strumenti di distruzione. Nella società odierna ci troviamo di fronte a un livello estremamente elevato di declino morale. I media e l'ambiente circostante sono pervasi da contenuti che promuovono l'immoralità e spesso sembra che non ci siano conseguenze nell'andare contro gli standard di Dio. Come cristiano, è fondamentale che tu filtri attentamente ciò che guardi nei social media e nella tua routine quotidiana. Anche se potresti non essere consapevole, è importante comprendere che Dio è sempre con te, ovunque tu vada. Non solo Dio ti osserva, ma vive dentro di te. Quindi, dovresti riflettere attentamente su ciò che guardi, che tu sia solo o in compagnia di amici. Oltre a considerare semplicemente il contenuto in sé, le tue conversazioni dovrebbero essere guidate da principi sani. Fai del tuo meglio per evitare situazioni che potrebbero metterti in trappola o spingerti verso il peccato. Non è necessario essere un esperto in materia di sessualità prima di sposarti, ma i desideri arriveranno comunque. Tuttavia, quando ci alleniamo per superarli, diventiamo più capaci di gestirli. È importante che, come credenti, pratichiamo l'autodisciplina e imponiamo la vittoria che Dio ci ha donato sui desideri carnali. Come l'Apostolo Paolo ha scritto, dobbiamo mantenere il nostro corpo sotto controllo, evitando di peccare e di essere gettati via, nonostante abbiamo già vinto altre battaglie per Cristo. Dobbiamo imparare e allenare il nostro corpo all'obbedienza. Ricorda che non sei obbligato a soddisfare i desideri della carne. Cerca di avere una mente che si concentra sulle cose spirituali, poiché una mente carnale porta alla morte, mentre una mente spirituale porta una vita di pace. Quando seminiamo nella carne, raccogliamo i frutti della carne, ma quando seminiamo nello spirito, raccogliamo dallo spirito. Tieni sempre presente che sei un figlio di Dio e come credente guidato dallo spirito, hai la capacità di compiere le opere a Dio. Non basi le tue decisioni sui tuoi sentimenti o sulle tue emozioni, ma lasciati guidare dalla saggezza divina di Dio e sostieni gli standard che Egli ha stabilito, specialmente nella tua vita sessuale. Ed ecco concluso il video di oggi. Grazie per averci ascoltati. Ciao e a presto.